Beh, che aspettate? Tiratelo giù da quella trappola. Hanno fatto saltare tutti i comandi. E allora tagliate i fili, staccate la corrente, fate qualcosa. Mingozzi, vai tu. E voi che cosa fate qui? Via, via. Andate a lavorare, forza, non c'è niente da vedere, via. Calatelo giù. Ma, commissario, il magistrato non è arrivato. Ma me ne fotto del magistrato, cosa vuoi, che vada lassù a fare il rapporto il magistrato? Sì, signore. Calatelo giù. E voi, forza, via di lì, sgombrare. Porta le cassette. Chi è? È Albini, quello dei trasporti elementari. Sembra che non ci siano segni d'arma da fuoco, è morto dissanguato. Mettetevi da parte, per favore. E andate indietro, indietro. Secondo me chi l'ha ammazzato non deve essere di qui, deve essere gente venuta da fuori. In Italia succede di tutto, ma ogni volta si dice che è gente venuta da fuori. Ci credi davvero tu? Che vuoi, bello? Eros. Eros, c'è uno che ti cerca. Voleva me? Sì, dai, monta su. Ah, è lei, commissario, non l'avevo riconosciuta. Perché, non mai visto uscire dal magazzino di Albini? Ma cosa dice? Ma se due minuti fa stavamo qua a bocca sotto. Dai, dai, sali, sali. Allora, dove sta? E chi? Il tuo santo protettore. Ma cosa c'entra lui? Non ti ha messo qui per controllare Albini? Sono soci in affari, no? Anzi, erano. Se non lo trovo, fra due ore avrà un mandato di cattura per omicidio. Ma cosa dice? Quello fa il duro solo in un letto. E allora voglio vedere come fa, eh? Portami da lui. Cosa c'è? Fermati. Ah, meno male, è lei, commissario. Meno male perché? Chi credevi che fosse? Hai paura di qualcuno? No, no. Ah, è una novizia, ma è legale. 18 anni. E poi siamo fidanzati, no? Eh già. Sì, magari ti sposa, eh? Rivestiti e tornatene al paese. Se non vuoi trovarti fra un anno anche tu intorno a un fuoco come Eros, a farti sbattere per quello lì dal primo che passa.
Cosa gli ha detto quella pagata? No, lei niente. Tu forse puoi dirmi qualcosa. Andiamo a fare due passi? Bel modo di finire la nottata. Beh, c'è un tuo amico che l'ha finita per sempre. Chi è? Albini. L'abbiamo trovato che pendeva appeso a un gancio. Forza, ti aspetto giù, muoviti. Ma poi mi paga per fare l'autista, eh? Guida e non fare lo spiritoso. Lo sai che Albini non si aspettava di essere ammazzato? Era uscito dall'autorimessa sicuro di incontrare un amico. E voi eravate amici, no? Commissario, ma che dice? Guardi, si sbaglia. Ma come, lo sanno tutti che eravate soci. Albini e Mancinelli, contrabbando e bordelli. Ma che soci? Mi ha prestato dei soldi, ma da qui a dire che eravamo amici c'è una bella differenza. A proposito, quando è che ti ha fatto l'ultimo finanziamento? Prestito, prego. Dai, rispondi. È che se la passava male, l'avevano incastrato e ho dovuto vendere anche gli auto 3. Ah, sì? Bene. E a chi li ha venduti? E che ne so. Cerca di ricordare. Con chi era in contatto? Con chi stava trattando? Commissario Cascamale, io non so niente. Mi dispiace, ma non me la gioco la testa io. Non mi frega. Perché? Di chi hai paura? Io? Di nessuno. Io non conosco nessuno, non ho parlato con nessuno, non ho visto nessuno. E se qualcuno mi chiede come mi chiamo nessuno, come Ulisse. Conosce? Vai sempre dritto e poi gira a destra. Va bene. Hai visto dove siamo? Allora, se mi dici quello che voglio sapere, te ne puoi andare. Niente fermo, niente accuse, eh? Io c'ho l'abbonamento per la camera di sicurezza. Mi ci trovo come fossi a casa mia. Come vuoi. Beh, grazie per il passaggio. Ah, faccia controllare il carburatore. Sa, va mica tanto bene questa macchina. Ciao, Nicola. Sei in giro di buon'ora oggi. Beh, sai, dipende da che ora si comincia. Per me è già tardi. Non dirmi che anche stanotte hai fatto il turno. Che figlio di puttana che sei. Ma se eri tu di turno questa notte. Solo che tu avevi il solito movimento, eh? La scopata che non finisce mai, di la verità. Stanotte pensavo a te. Ecco, bravo, ora mettiamoci al lavoro perché c'è un sacco di gente da convocare. Pensi a uno scontro tra contrabbandieri? No, secondo me l'omicidio del porto è un delitto dimostrativo. Una specie d'avvertimento, una minaccia per tutti. Il guaio è che ho in mano soltanto un protettore che non parla perché ha paura. Ed è proprio questo che fa paura anche a me. Beh, datti da fare, eh? Sì? Buongiorno, dottor. Che c'è? Dove lo metto questo? Che cosa? Cos'è? Nello Stato democratico la polizia è al servizio dei cittadini. Mettilo dove ti pare, ma non qui nel mio ufficio. È un ordine del questore. Gli ordini qui li do soltanto io. Un poliziotto ha il dovere di essere civile con tutti, ma non servo. E non abbiamo nessun bisogno di arruffianarci con nessuno. Vai. Comodi, comodi. Li conoscete tutti, vero? Tutti clienti affezionati. Ah, la mia setà, signora mia. Guarda quello lì con quel tappeto. Ah, ti hanno ripreso, eh? Eh sì, visto. Dottore, mi fa andare al cesso. Devo mettere al mondo un poliziotto. Sta attento a non cascarci dentro, perché tiro la catena. Chi ti ha insegnato a rispondere? Il commissario? Ha insegnato anche a spaccarti il muso se non stai zitto. Chiaro? Forza, dentro il primo. Innanzitutto leva dalla tua faccia quella lurida smorfia, se no te la levo io. Potete pestarmi quanto volete, ma in confessionale io non soffio. Ti credi un duro, eh? Neanche un morbido. E se invece fossero queste le tue sigarette, eh? Ma senta un po', ma chi vuole fregare? Questa è marijuana. Oh, bravo ragazzo, lo vedi che qualcosa capisci, eh? E allora, se capisci, eh? Forza, dunque, raccontami un po' di Albini. Io non parlo. Mi chiamano il Tomba. Non mi frega. Ma non sono io che voglio fregarti, sei tu che ti freghi. Se insisti a fare il duro. Quelli stessi per cui lavori ti fregheranno. Questo è da vedere. Perché non prova con qualcun altro?
Ci diamo delle arie, eh? Imbecille! Sbatti il culo fuori da questa stanza. Svelto. Salve. Siediti. Grazie. E allora, come va il lavoro? È finito, commissario. Ormai vanno solo le rapine. Non gli va più di perdere tempo a scassinare le contesse. E a casa come va? Mi hanno detto che hai avuto un altro figlio, è vero? Mia moglie. Io non so nemmeno se è mio. Ma che me frega, io me lo tengo lo stesso. Barone, sai niente di Albini? Che devo proprio parlare? Sì, stavolta sì. Ma... Ma commissario, e mica lo può fare. Lei le mani addosso non me le può mettere, ha capito? Io non so niente. È tutta gente nuova, non c'è nessuno del vecchio giro. No, basta! Questo è abuso di potere. Dai, zitto. Voglio l'avvocato. Ma chi ti fa niente? Voglio il magistrato. Aio! Io vi denuncio tutti. L'ho visto una volta solo con Albini. Non so altro. Ah, bene, ho capito. Andiamo, delinquente. Oh. E stavolta bisogna che mi meni, sa? No, stavolta è proprio necessario. Mena? No, così. Stavolta bisogna che mi segni sul serio, perché se quelli si accorgono che è tutta una finta, io sono fregato. Dai! Grazie, eh. Prego. Beh, adesso sei segnato, andiamo. Forza, andiamo. Su, su, andiamo, andiamo, su. Tanto carogna eri e carogna rimani. Vai. Galantuomo, vieni un po' tu, tocca a te. Sì, tu. Svelto. Allora, spiritosone, eh? Senti un po'. L'hai mai visto questo? Mai visto. Mai, eh? Mai. Bravo! Visto che con te ci si intende sempre? Ma che dici? No, non ti preoccupare, non avrai nessuna noia, te l'assicuro io personalmente. Sei un tipo troppo prezioso, tu, ti ringrazio, ma che succede? Vedi che c'è sempre da guadagnare a collaborare con la polizia? Quindi... Vieni, vieni, per premio ti voglio mandare fuori. Allora siamo d'accordo, e per un paio di mesi puoi stare tranquillo. Bene, il nostro amico se ne può andare qui. Tutti gli altri dentro per 48 ore. Disgraziò. Vai, stagli appresso. Non lo mollare nemmeno per un attimo, mi raccomando. Vabbè, ho capito. Sai che ti dico? Domani faccio richiesta di passare alla buon costume. Almeno tampino qualche bel culo. Vai, vai. Nicola,
Beh, che succede? Cose grosse, guarda lì. Cristina ha fatto venire un'amica per te. Ma che razza di imbecille, per questo che mi hai chiamato. Mancinelli dov'è? Dove l'hai lasciato? Ma sta tranquillo, è lì dentro. Ho già controllato, tutto regolare. Il solito giro, non ha avvicinato nessuno che ci possa interessare. Beh, dai, dammi retta. Facciamoci dare il cambio, andiamo a distrarci un po'. Ma neanche per sogno. Ma che ci rimetti? Che cavolo di vita stai facendo? Sono affari miei, basta così. E allora che facciamo? Adesso stiamo qui, monta. No. Dammi una... Sì. Una sigaretta. Tieni, tienle pure. Grazie. Che tieni, è l'ultima. Ah, sì? Grazie. Dì un po', di la verità, è per farti dare il cambio che mi hai chiamato qui. No, questa volta hai sbagliato. Non è che ti volevo al mio posto, ma in qualche posto insieme a me. Ma va un po' al diavolo, va. Spero solo che un giorno o l'altro ti prenda un bel infarto, così almeno chiuderò la pratica e ci scriverò sopra suicidio morboso. Sta tranquillo, sono ossidato. Hai bisogno di soldi? No, scherzi. Anzi, appena posso ti ridò quelli che ti devo. Ma... Ciao. Ciao. Divertiti. Forza, ragazze, in macchina. Ti ha piacere, guida tu, Martino. Ah, scendi di te. Su, su, andiamo. Arrivederci, dottore. Bisogna far fronte comune contro questi ladri. Se volete aprire il negozio stamattina, il prezzo è questo. Prendere o lasciare. Ma sei proprio a Belinè. Quello vi fa un segno e voi ve la fate sotto. Se l'abbiamo detto adesso di non comprare. Basta. Caricate la merce sui camion. La venderemo a Milano, a Torino. Per me queste morte di fame possono anche chiudere. Vieni qua, ti devo dire una cosa. Sta a sentire, ti cosa ti fa? Paghi di più, e allora? Tu alzi il prezzo, mica è colpa tua se la vita aumenta, no? Scemo.
Che vuoi? Che ti ha detto di venire? La polizia mi ha fermato. Sì, lo so. Per questo deve starmi alla larga. Volevo dirti che sul tavolo di Sironi c'era la tua fotografia. Che gli hai detto? Hai parlato? No, niente. Sta attento a come ti muovi. Non sono ammessi errori. Tranquillo. Posso invitarti a colazione? Il vostro albergo pozza. Adesso che hai detto la tua stronzata, possiamo parlare seriamente? Con voi è un po' difficile. Credi di essere qualcuno soltanto perché hai spaccato il muso a qualche povero commerciante? Ci sono delle denunce a tuo carico, lo sai? Ne hanno reiterate. Chi non può più ritirarla però è un certo Albini. E cui? Quello che ieri mattina è stato trovato al porto, impiccato a un gancio. Mai conosciuto? No. Mi risulta che prima di essere ucciso si è incontrato con qualcuno. Uno che somiglia a questo. Sei nei guai, Scalise. C'è chi è pronto a giurare che vanno visto insieme. È uno che si sbaglia. No, è uno che conosce bene sia te che lui. Tutte balle. Scalise, sta a sentire. Commissario, se entra, violazione di domicilio. Credi che sarei venuto da te? Se non avessi già in mano chi ha parlato? Per togliersi dai guai c'è sempre qualcuno che ci mette sulla traccia buona. Allora? Pronto centrale? Sono il commissario Sironi. Date l'ordine d'arresto per Antonio Scalise. È su una Mercedes grigio topo, qui nella città vecchia. Passo e chiudo. Sì, sono ancora io. Fate in modo di trovare quel Pino Mancinelli. Se non lo troviamo subito, non lo troviamo più. La polizia ti sta cercando. Devi venire con noi. Sta tranquillo. Abbiamo un posto sicuro. Mettili giù. Svelto. Attento, eccoli. Che volete? Ma che c'è? E così hai parlato, eh? Sei stato tu a portare la polizia sulle tracce di Scalise.
Io non ho detto niente! E allora perché ti abbiamo fatto uscire? Non ho detto niente! Cosa hai detto? La polizia ha individuato Scalise. E Scalise è uno dei nostri. Non sono stato io. Ci deve essere qualcun altro che ha parlato. Quelli sanno tutto. E Scalise è segnato. È partito, questo stronzo è svenuto, che ne facciamo? Leviamoci di torno un po' di questa marmaglia. Scusa se ti ho disturbato, ma quello si credeva un angelo. Per volo, Scoperto niente. No, l'appartamento da cui è volato è sfitto. Nessuna traccia, nessuna impronta. Dammi una sigaretta. E così? 2,70 m. Fatemi avere quei rilievi appena sono pronti. Sì, dottore. Bruni, vada a prendere i rilievi di là. Che diciamo ai giornalisti? Ma niente, che cazzo vuoi dire? Diciamo che era un drogato. Se sanno che è stato un altro omicidio, ci prendono per imbecilli. Dobbiamo assolutamente trovare questo maledetto Scalise. È l'unica persona ormai che può darci notizie per risolvere questo brutto affare. C'è anche tuo figlio. Vuoi che avverta la politica? No, no. Lascia andare, a lui non farebbe piacere. Almeno stasera lo incontri di sicuro. Insegnato tu a tuo figlio. Quando c'è da menare sempre in prima fila. Perché tu invece? Sta tranquillo, tra un paio d'ore al massimo li lasciamo andare. No, per carità, fa pure con comodo. Tanto hanno tutta la vita davanti. Ciao, sono io. Scusami.
No, volevo dirti di stare tranquilla per Michele. Sì, sta bene, non gli è successo nulla. Tra un paio d'ore sarà a casa. E tu? Come stai tu? Pronto? Pronto? Commissario, ho controllato a chi Albini ha venduto i camion. È una nuova società di trasporti con capitali italo-svizzeri. Comunque, tutta gente a posto. Grazie. Buongiorno. Michele. Commissario, c'è qua uno che abbiamo... Ah, ciao. Come Papà, mai? T'ho già detto altre volte che non voglio il tuo aiuto. Non voglio che i miei amici pensino che è un trattamento di riguardo. Ma... Senti, Michele... Io non sono mai entrato nel merito delle tue scelte. Anzi, semmai, il mio lavoro è proprio questo, quello di tutelare la libertà di ogni cittadino. Ma di ai tuoi amici, prima di insultare un poliziotto, lo guardino bene in faccia. E anche tu guardali. Sono figli di contadini, di povera gente, i cui padri non hanno avuto la possibilità di mandarli a studiare. Né quella di scendere in piazza a manifestare le proprie idee come fate voi. Se è questo il tuo alibi per sentirti un buon padre, non basta, papà. Vuoi? Come sta la mamma? Le hai telefonato? E lei ti ha riagganciato il telefono. Ma quando imparerai a capire che non le importa più niente di te? Che cosa le hai dato in 20 anni? A noi due, che cosa ci hai dato? Eh già. E forse io... Non so, forse io ho sbagliato. Ma cos'è? Ti vergogni di me? Non mi vergogno di te come poliziotto. Mi vergogno di te come padre. Non provarci più. Non puoi dare schiaffi se non sai dare altro. Posso andare adesso, commissario? Nicola. Senti, Nicola, lo so che non ti piace parlarne, ma non puoi continuare a vivere così. Non sono affari che ti riguardano. E invece sì. Che diavolo di vita stai facendo? Da quanti anni non sorridi più? È diventato grigio pure il sangue. Ti ho detto basta. E va bene, non parlare con gli amici, non parlare con tuo figlio, tieniti tutto dentro. Almeno renditi conto che è per questo che il tuo matrimonio è fallito. Oh Cristo, le mie faccende personali sono mie. Non me ne parlare più, va bene? Ehi, ragazze, avete mai visto un poliziotto in mutande? Ma vaffanculo, credi. È una tua ammiratrice, sai. Adora fare l'amore ammanettata con una pistola puntata nelle parti. E
vero che i poliziotti italiani sono tutti maniaci sessuali? Così ho sentito dire. Beh, se fossero tutti come Martino, sì. Ah, io sono sospetto dalla cintola in giù e mi attengo alle nuove disposizioni ministeriali. Sono al servizio del cittadino. Il sesso femminile, naturalmente. Una puttana di Stato. Brava. Ci immaginava così noi poliziotti? Beh, francamente, sì. Ah, oh, grazie. Lo sai perché non mi mandano la buon costume? Perché tutte le donne si farebbero arrestare per starmi vicino. E smettila di dire stronzate. È così eccitato che si farebbe una balena viva se qualcuno la tenesse. Allora tenetela! Forse aveva ragione lei. Dai. Oddio, adesso ci arrestano tutti. Un giorno o l'altro quella sarà la tua fine. Scusate, eh? Sì? Se cerchi Antonio Scalise, te lo consegniamo noi. Potrai trovarlo domattina. Visto? È Scalise, guarda come l'hanno conciato. Fai circondare la zona e fai fermare tutti i sospetti. Non servirà a nulla, ma almeno ci proviamo, vai. Sì. Offro da bere a tutti. Ce lo siamo levati di mezzo, quel bastardo. Offre da bere anche a me? Ah, e lei, commissario? Salve. Perché? È un reato dire che non mi dispiace? No, lei può dire quello che vuole. E io lo dico. Avrei strozzato volentieri quel bastardo. Ci teneva sotto tutti. Commissionari, rivenditori, detaglianti. Era lui che stabiliva quante dovevamo pagare e a quanto dovevamo vendere. E chi non ci stava non comprava. E lei lo sa cosa significa per noi avere il negozio vuoto. Dopo un po', addio clienti. Come mai nessuno ha sporto denuncia? Ma perché non servono belinde niente? Vengono qua quelli della nona, del comune, mettono una bella circolare con i prezzi che nessuno rispetta, fanno un discorso patriottico e se ne vanno. E che resta a sbattere con gli altri. Ma perché non provate a organizzarvi e comprare direttamente? Cosa? Hanno in mano tutti i trasporti. E poi dico, anche se riuscissimo a portarla qui è merce deperibile. Senza le celle frigorifere andrebbe tutto a male. Già, e chi controlla le celle frigorifere? Chi lo sa. Una grossa società per azioni che non accetta forniture da commercianti indipendenti. Morso, aspetta! Lei è disposto a firmarmi una denuncia? Commissario, io le firmo tutto quello che vuole, con nomi, cognomi e indirizzi. E lei poi che fa? Mi riempie il negozio? No, non ho detto questo. Ma se si vuole fare qualcosa, bisogna pure cominciare da qualche parte. Se mi garantisce che non avrò delle grane, domattina io le porto la mia denuncia in questura. Grazie. Manderò un agente in ogni suo negozio. Tutto bene, ha visto? Per oggi. Allora ci vediamo nel pomeriggio. Va bene. Aspetta, faccio io. Grazie, papà. Papà, io vado avanti. No, aspetta. Cinzia! Cassini, vigliacchi! Ferma! Ferma! Papà! Sta lottando tra la vita e la morte, senza riprendere conoscenza. La ragazza è sotto shock.
ma non ci può aiutare. Non ha visto niente. Hanno gente maledettamente dura nel far rispettare le regole. Prima Albini, un trasportatore che rompeva l'equilibrio del mercato. Poi Scalise, uno che intimidiva i negozianti e stabiliva i prezzi. Infatti, appena hanno saputo che eravamo sulle sue tracce, l'hanno subito eliminato. Poi Mancinelli, perché credevano che li avesse traditi. E adesso un commerciante. Non potevano permettere che si ribellasse. Dovevano dimostrare che chi si mette contro di loro viene punito. Stai parlando di un racket? Racket, camorro, mafia, sono solo parole diverse, di un aspetto sempre uguale. Dove c'è corruzione si inserisce sempre un ingranaggio di sfruttamento, il cui volto è difficile da individuare. Sì, c'è sempre stata la malavita ai mercati generali, al porto, al mattatoio. Gente che cercava di sfruttare, di ricattare. Ma questi no. Questi ammazzano sul serio. È gente nuova, organizzata, decisa ad imporsi sul mercato. Scusi, dottore. Ho bisogno della sua parola di medico e di uomo che almeno per qualche giorno nessuno saprà di questa morte. Va bene. La ringrazio. Ma che vuoi fare? Comunicherò alla stampa che fra qualche giorno sarà in grado di parlare e di riconoscere i suoi aggressori. Quelli che hanno tentato di chiudergli la bocca dovranno rifarsi vivi per forza e se riusciremo a prenderli avremo in mano il primo anello della catena. Ma occorrono i permessi. Me ne fotto dei permessi! Non possiamo continuare a combattere con delle carte da bollo contro delle armi. La prego, si faccia coraggio. Cerchi di non piangere. Io ho assolutamente bisogno di far sapere a tutti che suo padre è ancora vivo. Suo padre era un uomo coraggioso e avrebbe certamente capito che questo è l'unico mezzo per costringerli ad esporsi. Ma io non... Senta, signorina, là ci sono i giornalisti. Io non sto cercando un successo personale. Sto solo cercando di fare giustizia, anche per suo padre. Allora, posso contare su di lei? Sì. Signor commissario, commissario, no, perché? Tutto quello che posso dirvi per ora è che sta meglio. Certo, ha ancora bisogno di riposo. Fra due giorni, fortunatamente, sarà in grado di parlare. Ora lo trasportiamo in una clinica privata dove sarà protetto meglio. È tutto, arrivederci. Grazie, signor commissario. Piano, fate piano. Vi do una mano. Venite. Allora, da questo momento sei tu il malato e nessuno in questa clinica deve sapere che sei già morto, è chiaro? Ma Cristo, Nicola, non vorrei che resto qui tutta la vita. No, solo il tempo che si organizzino e che ci riprovino. Vada pure, maresciallo. Bella prospettiva stare qui a fare il bersaglio del tiro a segno. Stai tranquillo, ci sono i nostri fuori nel corridoio. Senti, Nicola, fammi trasferire alla buon costume, alla politica, dove ti pare. Ma fammi uscire da questa storia. No, figliolo, non tirarti indietro. Non sei mica un vigliacco, no? Sapessi com'è affascinante battersi contro i giganti. Andremo ad interrogare gli spedizionieri, i grossisti, gli importatori. A costo di mandargli la finanza, di colpirli nei loro interessi. Riuscirò ad abbattere questo muro di silenzio. E prima o poi qualcuno dovrà parlare. Mai tirarsi indietro, mai. La giustizia è uguale per tutti, ma con l'altra mano brandisce una spada. Non dimenticarlo, figliolo. Le celle frigorifere del mattatoio appartengono a una società per azioni. Il consiglio di amministrazione è formato da persone insospettabili. Anche i docks del porto sono stati affidati a una società. Tutti in regola. Gli importatori si sono consorziati in società per azioni, però nessuno ha denunciato irregolarità. Eh già, tutto pulito, tutto insospettabile. Ma Cristo! Se nessuno ha coraggio di parlare vuol dire che hanno paura, no? E non si può aver paura di una cosa che non c'è. Non è un indizio questo.
Calma, Sironi, calma. Per ora ad avere paura siamo soltanto noi. Vieni, Sironi, vieni. Hai combinato un bel casino. Sono arrivate un sacco di lettere di protesta da parte degli operatori economici. Per fortuna che l'ingegner Brera è riuscito a non farle pubblicare sui giornali. Il cittadino al servizio della polizia, eh? Economia e politica controllano tutto. Sono gli unici cittadini al servizio della polizia. E uno che ci può dare una mano. In questa città conosce tutto di tutti. E non solo in questa città. Non sta certo a me dover giudicare. Ma lei ha ragione. C'è troppa corruzione nella catena alimentare. Troppo disordine, troppi passaggi. Il consumatore non riesce a rendersi conto per quale ragione il frutto di un prodotto debba essere 4 o 5 volte più alto di quello pagato al produttore. È assurdo. E questo perché? Perché la carne, la frutta, il pesce, gli ortaggi passano attraverso una serie di circuiti, di intermediari, di incettatori. Vede, tutto ciò avviene perché, a mio avviso, il male è innanzitutto nel sistema stesso. È come, se mi consente l'espressione, una specie di malattia dei tessuti. È chiaro che eliminare questo disordine, questa anarchia, sarebbe un vantaggio per tutti. In particolare per la massa dei consumatori. Specialmente per chi tiene in mano i fili del sistema. Signor commissario, il modo in cui viene condotta tutta l'inchiesta, secondo me, è quantomeno sconcertante. Gli operatori sono spaventati dalle pressioni della polizia. Il suo compito non è di intimidire e mettere a rischio la vita dei commercianti, ma quello di sterminare la malavita e la corruzione. Non sono abituato a ricevere critiche altro che dai miei superiori. Avrebbe preferito che ne avessi parlato sui miei giornali? No, per carità, non voglio criticarla, anzi, personalmente l'apprezzo molto. E mi piace questa nuova impostazione della polizia, un po' liberale. Ma vede, questo può andare bene in teoria, in pratica è un'altra cosa. In pratica occorre essere inflessibili, decisi, severi, insomma. Viviamo in un'epoca turbolenta e si ha un gran bisogno di ordine, commissario. Tuttavia ci si deve muovere con una certa prudenza. Bene, vi sarei grato se mi informerete sui passi che la polizia intenderà intraprendere. Da parte mia contate pure sulla nostra collaborazione per quanto riguarda appoggi presso la magistratura e tutti gli altri organi competenti. Grazie. Quello è capace di farci sbattere tutti in Sardegna. Quello è capace di tutto. Sironi, attenta a come parli. Abbiamo già tante rogne. Come va piuttosto in ospedale? No, ancora nessuna novità. Fai attenzione. Non voglio altri morti difficili da giustificare. Ma sì, faccia attenzione. Sono calmo. Di che cosa avete paura? Comunque, questa volta non hai nulla da temere. Se qualcuno rischia la pelle, sarà uno di noi. Allora va bene. Non hai idea di come commuove l'opinione pubblica. Se poi muori te, siamo a posto. Chissà che non ti accontenti. Signore commissario. Ciao. Porca vacca, bussa prima di entrare, no? Che cavolo stai facendo tutto nudo tu? Niente, niente, volevo farmi delle iniezioni. Pezzo di coglione che sei. Ti pare questo il modo di mantenere il segreto? Ah, una brava ragazza, è la prima volta. Sì, sarà anche l'ultima. Forza, andiamo. Questa avventura ti costerà un paio di giorni di isolamento. Ma io non ho visto no, niente. No, ma hai sentito abbastanza. Andiamo, su. De Angelis! Comandi! Consegnala al piantone. Finché lo dico io deve stare sotto sorveglianza. Non la deve vedere nessuno. E neanche telefonate, intesi? D'accordo. Va bene, ho sbagliato, scusami. Vuol dire che ti senti molto sicuro. Comunque, a chi altro hai detto che eri qui in villeggiatura? A nessuno, te lo giuro. Però è piuttosto strano, no? Siamo qui da due giorni,
E ancora non si è fatto vivo nessuno. Non è nel loro metodo. Vabbè, vattene adesso, ti do io il cambio. Avverti gli uomini nel corridoio che vadano a riposarsi, è inutile stancarli. Senti, Nicola... È tutto per ora. Sarà una delle tue solite stronzate. No, è una cosa seria, sbrigati. Dove sei? Al Molo Est, ma se non fai presto è inutile. Va bene, fra 5 minuti sono lì, aspettami. Sono io. Manda su un paio d'uomini nel corridoio. State attenti. E metti 2 macchine fuori i cancelli. Dove siete? Buttate le armi e non muovetevi. L'ho detto che ti avrebbero fregato, eh? T'hanno mandato in una trappola, non sono venuti loro a rischiare la pelle. Dimmi chi ti ha mandato, chi sono, eh? Levati la soddisfazione di fregarli anche tu per una volta. Allora, chi sono? Dimmi i nomi, eh? T'ammazzo, carogna, t'ammazzo. Non volevo queste morti. Quanto t'hanno dato per passargli le notizie, eh?
Non sapevo quello che sarebbe successo. Tu sospettavi di me e allora ho parlato. Ma non dovevano uccidere. Dovevano solo sparare un letto vuoto. È per questo che mi hai telefonato, vero? Volevi salvarmi la pelle ed è proprio questo che ti ha fregato. Se vuoi fare il delinquente non devi avere amici, non devi avere... Allora dimmi adesso, chi è che ti ha agganciato, Christine? Sì. Da quanto tempo? Un paio di mesi. Era lei che passavi le informazioni? Sì. Hai avuto altri contatti? Solo qualche telefonata. Da parte di chi? Chi era? Un tizio, non so chi sia. E da dove ti chiamava? Da un telefono pubblico. E la ragazza lo conosce, sa chi era? Non credo, no. Sì o no? Non lo so. Sì o no? No, 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 no. L'hai fatto per i soldi, vero? Come hai fatto a saperlo? Non mi sottovalutare, almeno come poliziotto. Posso aver sbagliato come uomo. Quando mi sono illuso di avere in te almeno un amico. Ma ho sbagliato anche stavolta. No, non sei tu che hai sbagliato. Denunciami, Nicola. Fai pure il tuo dovere. La nostra amicizia non c'entra. Dovrei mandarti in galera per 20 anni? No, non ti denuncio. Sei l'unica persona nella quale avevo fiducia. E chi avrebbe più fiducia in me? Adesso tu mi servi. Hai fatto il doppio gioco per loro. E ora lo fai per me. Andiamo. Dalla centrale stanno arrivando altre due macchine. Sì, sono entrati dall'ingresso principale. Ecco il commissario Sironi. Andiamo. Commissario, come ha fatto a sapere che sarebbero venuti? Li aspettavamo. Ma perché tanti morti? Non potevate sparare per ferirli? Soltanto nei film si riesce a far saltare di mano una pistola. Provate a farlo voi mentre vi sparano addosso. Ma noi non facciamo i poliziotti. Allora scrivete che la polizia è brutale. Perché qualche volta si difende. Avete pena dei poliziotti soltanto quando si fanno ammazzare? Grazie. Arrivederci. Com'è andata? Bene. Questo l'ho convinto a non vendere per qualche giorno. Su quel battello ci sono quintali di pesce che lui vende a 600 lire al chilo, sul mercato costa 3.000. È un bel colpo se riesce a spezzare questa catena di ricatti. Quello che mi interessa è che si scoprano, che mostrino la faccia. Passa la notizia alla ragazza. Dille che abbiamo convinto il titolare a non vendere. Queste sono le copie dei fonogrammi che abbiamo inviato a Torino e a Milano. Perché ci aiutino a piazzare la merce. E perché mandino i trasporti. Quei fonogrammi sono falsi. Sta attento. Thank you.
Pronto, sono Sironi. Mandate una macchina alla posta centrale. Fate venire De Angelis. Ditegli che l'aspetta nell'atrio. Chiudo. Sono io. Tutto a posto. Sì, va bene. Oh! Ai! Signorina, cos'è successo? Si è fatta male? No, no, non è niente. Sono scivolata. Ha bisogno di qualcosa? No, grazie. Vai in centrale e fai controllare tutti questi nominativi. Nome, cognome e indirizzi. Chi sono e che cosa fanno? Sì, signore.
cortesia, mi faccia vedere i documenti. Guardi che il ladro non sono. Sì, sì, va bene, ma intanto mi faccia vedere i documenti. Così va bene? Grazie. Si chiama Silvio Merkel, è un esperto di impianto di condizionamento. Cosa sei venuto a fare? Volevo darti il cambio, va a mangiare un boccone. No. Non ti fidi più, vero? Dai l'ordine di seguirlo. E di agli uomini che si tengano pronti per questa notte. Vai. Pensi che si faranno vivi? No, non credo. Ormai. Li ho sottovalutati. Bisogna agire con i loro metodi. Se non si espongono in periferia, li coglierò al vertice. Vengo con te. No, tu no. Ma ti vai a mettere nei guai. Non ti riguarda. Andate pure. Forza, rientriamo. Sei pure un ladro fortunato. Non hanno nemmeno inserito il segnale d'allarme. No, ho lavorato per lo Stato. Tieni un momento questa torcia. Importazione carni. Magazzinaggio all'ingrosso. Trasporti alimentari. Società, celle frigorifere. Ammazza lo stombrera. C'ha le mani dappertutto. No, aspetta, non ho ancora finito. Vieni, fammi luce. Fammi luce qui sui fogli.
attento, Nicola! Centrale. Cristo, Nicola, hanno tentato di ammazzarti e tu non vuoi fare niente. Non posso far niente. I morti non parlano, non valgono come prova. E questi? Non c'è forse scritto che Brera che controlla tutta la catena alimentare? È lui mandante. Qui c'è scritto soltanto che Brera è uno dei maggiori azionisti di varie società. Non sono prove sufficienti per incriminarlo. Ma ci sono i fonogrammi che ho consegnato a Christine. Ah, sì? Ma questo significherebbe accusare di corruzione te. E chi se ne frega, se è l'unico modo per incriminarlo, fallo subito! No, sarebbe un sacrificio inutile. Un qualunque buon avvocato potrebbe dimostrare che quei fonogrammi ce l'abbiamo messi noi dentro la cassaforte. È proprio vero che questo mestiere ci fa diventare come quelli che arrestiamo. Parla per me. Tu non c'entri. Eh beh, è stato proprio quello che si dice una nottataccia. Ma vai a riposarti, va, sarai stanco anche tu. E non preoccuparti. Troverò il modo di accusare Brera senza che tu ci vada di mezzo. Pronto, vorrei parlare con la signorina Christine. Partita? E quando? Ha lasciato un recapito. Grazie. Thank you.
Pronto. Vorrei parlare con l'ingegner Brera. Mi chiamo Martino e ho un'importante comunicazione da fargli. Senta, devo comunicargli che in questura ci sono prove compromettenti per lui. Questa notte il commissario Sironi è andato a visitare il suo ufficio e ha aperto la cassaforte. Ho qui sotto mano le foto che ha scattato. Ci sono anche i fonogrammi che io ho consegnato a Christine. Stia a sentire. Capisco la sua prudenza, ma non voglio rimetterci il posto per causa sua. Voglio incontrarla per consegnarle queste prove e stabilire insieme come mettere tutto a tacere. Io mi sono esposto. Ora tocca a lei rispondere. Vediamoci al circolo nautico fra mezz'ora. D'accordo? Non voglio incontrare intermediari. Voglio parlare solo con l'ingegner Brera. Venga solo. Naturalmente. Nicola, la voce che hai ascoltato è quella di Brera. È la stessa che mi ha chiamato altre volte per avere informazioni. Questa mia dichiarazione è ufficiale. Spero ti servirà come prova. Se dovesse finir male, vorrei ringraziarti. E dirti... Voi quattro, prendete l'artiglieria e venite con me. Andate separati. E se vi farò il segnale, sparate. Ma, commissario... È un ordine. Me ne assumo la responsabilità. Su, sveglio. Cercavi Brera? Sali. Salve. Dovevo pur prendere le mie precauzioni. Lei voleva conoscermi. Ma sì, è naturale. In un certo senso posso considerarla un mio collaboratore. Comunque, c'è qualcosa in questa nostra collaborazione che non ha funzionato bene. Già. Ad esempio, perché non abbiamo mai saputo che l'accordo con gli importatori di pesce era soltanto una trappola della polizia? Eh? E poi, anche all'ospedale le cose non sono andate esattamente come lei ce le ha comunicate. Perché? Sironi sospetta di me. Per questo non mi comunica più i suoi piani. E allora come ha fatto a sapere che ha trovato delle prove contro di me? Per telefono mi ha detto che Sironi ha scoperto i fonogrammi che lei ha passato a Christine. Se è così, perché non è stato incriminato e fermato? Voglio sperare che questo nostro incontro non sia un piano già concordato con Sironi. Non sarebbe la prima volta che fa rischiare i suoi migliori amici. Chi è? Come? E dove? Al circolo nautico. E con chi doveva incontrarsi? Ma quello è un pazzo. Va bene, date l'allarme, vengo subito. Mi saluti tanto il suo amico Sironi.
centrale. Pronto, pronto, mi sentite? Chiedo mandato di cattura per l'ingegner Pierpaolo Brera. Il fatto di aver scoperto che Brera è uno degli azionisti di questa società non è un reato. Al massimo una notizia che può interessare la finanza, non noi. E poi non abbiamo prove che i fonogrammi erano in cassaforte. Perché è stato sostituito, così come è scomparsa l'agendina telefonica della ragazza. Lei sta accusando qualcuno che lavora in quest'ufficio? Io sto solo dicendo che qualcuno ha manomesso la mia scrivania. Ma potrebbe essere stato Martino. Lo escludo, signor questore. Martino ha dato la vita per cercare di provare la colpevolezza di Brera. E ha lasciato questo nastro nella speranza che possa servire a incriminarlo. Voglio incontrarla per consegnarle queste prove e stabilire insieme come mettere tutto a tacere. Io mi sono esposto. Ora tocca a lei rispondere. Non voglio incontrare intermediari. Voglio parlare solo con l'ingegner Brera. Naturalmente. Ma è stato alterato. Questa dichiarazione può servire solo a incriminarla.
È proprio quello che volevano. Ma noi non vogliamo che tutto il corpo di polizia sia coperto da discredito. Che cosa hai in mano? Solo la prova che un suo collaboratore è stato corrotto. E da chi? Non si sa. E cosa dovrei dichiarare ufficialmente? Poliziotto corrotto paga con la vita? Che cosa dovrei dire? Che il capo della polizia non era al corrente di nulla? Come si è permesso di nasconderci il comportamento di Martino? Voleva salvare un amico, ma ha commesso un imperdonabile errore. Il modo in cui ha condotto l'inchiesta è stato un errore. Ricatti, intimidazioni, furti. L'unico modo che conosco di fare il poliziotto è quello di rischiare. Non si combina niente stando seduti dietro una scrivania. Denunciare un racket alimentare senza individuare i colpevoli significa ammettere l'impotenza della polizia. E noi non possiamo permetterci il lusso di esporci ad altre critiche, denunciando la corruzione e la violenza dei nostri funzionari. D'ora innanzi questa faccenda sarà portata avanti senza chiasso, finché non sarà capitolo chiuso per la gente di qui e in particolare per la stampa. Lei ha sbagliato, commissario, e noi non possiamo ammettere il ripetersi di questi errori. È un licenziamento o un trasferimento? Sta a lei decidere. Spero comunque che rimanga in servizio. Capisco cosa sente, ma purtroppo non abbiamo altra scelta. Ah, ho deciso di comunicare ai giornalisti che la morte di Martino è stato un incidente. Non voglio indagini che facciano trapelare quello che è successo. Ciao, Guido. Arrivederci. Svolta a destra e vai ad agio. Lei è completamente pazzo, commissario. Se farà quest'idiozia, sapranno tutti che è stato lei. Stai zitto e va avanti. Scommetto che lei si sente come un angelo giustiziere. Bene, cosa ha intenzione di fare? Uccidermi? E che risolve? Potrebbe farlo, ma ci sarà subito qualcun altro che prenderà il mio posto. Se tutte le persone oneste avessero un po' di coraggio, le cose cambierebbero. Ma no, non cambierebbe niente. Lei è un illuso. L'unico motivo per cui la mia organizzazione sta in piedi è semplicemente perché tutto quello che c'è intorno è completamente marcio e lei lo sa bene. E ora fai attenzione, poliziotto. Potrei farti trasferire in un posto da dove non c'è più ritorno. Quindi metti via quella pistola. Fra poco non potrai decidere più nulla. Gira a sinistra. Bene. Adesso fermati lì, davanti a quella casa. Ecco fatto. Bastardo! Mm.
Fammi uscire! Fammi uscire, bastardo! Ah!